Con Carlo di ADL Cobas, un commento sull'iniziativa di oggi qua al ristorante I Santi di Padova. Stamattina siamo appostati davanti ai Santi, un luogo in cui all'ora di pranzo si raccolgono per appunto pranzare avvocati, magistrati, ma anche tutti quelli che stanno andando verso la fiera campionaria, per mettere in evidenza un problema che va avanti da circa un anno, da maggio dell'anno scorso, ovvero sette lavoratori che non percepiscono lo stipendio. È stata rifiutata qualsiasi proposta di trattativa con loro, sia sindacale che legale, dopodiché, dopo aver affittato una nuova società che però ha mantenuto la stessa denominazione e nel cui consiglio di amministrazione ci sono anche dei nomi comuni con il precedente, quindi sono loro parenti, loro oltre a non rispondere, dopo che appunto abbiamo esposto questa vicenda e questa situazione a chi passava e chi era seduto ai tavoli, abbiamo ricevuto una telefonata del nuovo affittuario che minacciava di denunciarci e di chiamare la polizia. Noi abbiamo accolto con molto favore e interesse la sua proposta di chiamare la polizia perché anche noi avremmo qualcosa da ridire dal momento che i sei decreti ingiuntivi, sette scusatemi, dei ragazzi che abbiamo fatto con lo studio e che lo studio legale ha provveduto a depositare sono già stati emessi dal giudice e quindi su di loro pende un'ingiunzione di pagamento di circa 60.000 euro. Al momento questo non è il loro unico problema, il loro unico problema è che noi abbiamo leso la loro immagine ed era esattamente la nostra intenzione farlo.